forma. Mi dicono, ma sai, baciamoci. Bentornato. Simone, grazie. Simone vive tra il Trentino, la Sardegna. Ora capisco perché, ti vedo in forma. Sì, potevi dire anche Maldive, potevi essere un attimo più internazionale, Trentino-Sardegna, una cosa. Potevi anche dire, vive tra Miami, le Maldive. La... E invece no, Trentino e Sardegna comunque sei internazionale, cioè nel senso che ti sposti abbastanza, questa abbronzatura? Sì, questa abbronzatura purtroppo è naturale perché appunto io vivo in Trentino e in Sardegna e in questo momento vivo in Sardegna. Ma che fai in Sardegna? Ma che fai qua, scusa? Ma Roma perché... Ma perché a Roma che fai? Non ci stanno le macchine, non ci sta l'inquinamento audio e atmosferico, non... c'è il mare bello, la gente è bella, si mangia bene, perché no? Hai anche un filarino? Un? Niente, lasciamo perdere, glielo chiedo dopo. Ho capito finalino, però pensavo che tu volevi dire filarino, filarina. Io sono maschio, eh. Vabbè, che c'è anche perché ancora i capelli qui, lunghi qua. Ormai si usa l'asterisco, dai, su, okay, Simone. Ok, sono straight, come si dice? Straight. Io andrei avanti perché andiamo ho capito avanti. Che non me lo dice, ecco. Allora, lunedì 23 la tua mamma avrebbe compiuto 80 anni. Ah, sì, brava. Adesso? Ah, brava, non ci avevo pensato. No, aspetta, perché se mio padre farebbe 100... 100, 100, mia madre... No, se vuoi partono qui con 100, 100. Eccoli qua i genitori di Simone, allora se vuoi li vediamo insieme. Ecco, lì vedi mia madre. Bellissimi che hanno, però devo dire anche, insomma, dato origine a un bel prodotto che sei tu. Beh, negli anni 70 ancora le cose ci facevano bene, dai. Dai, è dopo, gli anni 80, capito? Simone, questo è un omaggio per te. I tuoi genitori bellissimi nel 1969. Simone, di qua. Adesso per piacere lascia stare i cadaveri perché già mi è passato l'appetito, va bene? Ma Caterina, ma non capisci? È la foto dell'anno. Io posso dimostrare con questa fotografia... Alberto! Irina! Come stai? È un bel pezzo che non ti facevi vedere. E dove sei sparito? E questa chi è? Questa è la mia... È Caterina, la cantante, non l'hai mai sentita? Ah, brava, canta la piccola. Bene, io vi lascio, telefonami quando puoi. No, non puoi, troppo occupato. Io ci sarò se tu vorrai. Ancora buon pomeriggio, sono in compagnia di Simone Annichiarico, 60 secondi sessantenne. Fa. Sessantenne? Ah no, 60 secondi fa. Pensavo che mi stavi aumentando. No, vai. Abbiamo visto la tua mamma e il tuo papà. Quello, se non sbaglio, era Gemini, se non sbaglio. Un filmato, un... Sbaglio, vero? No, mi sa che non sbagli. Ah, okay. Tu l'hai persa 11 anni fa, la mamma, e hai detto, mi manca, e invece, quando era viva, pensare che volevo stare solo con mio padre. Sì, ne parlavo ieri, non mi ricordo con chi, il... come... In Sardegna. In Sardegna, ovviamente. Dove vivi? Come la morte cambia le carte in tavola dei tuoi sentimenti, di quello che tu pensavi fossero i tuoi sentimenti. Io... Tutta la mia vita, quando era vivo mio padre, per me mio padre era l'idolo, era il totem, era la persona, quello che mi dava più degli altri, un pochino di più di tutti gli altri, e quindi volevo un pochino più di bene al babbo, in realtà lo adoravo. E quindi pensavo sempre, quando morirà mio padre, cosa faccio? Mi nascondo, divento un monaco, scappo, cambio sesso, m'ammazzo. Perché avevo proprio bisogno, proprio endemico, come un emofiliaco ha bisogno di sangue, ho bisogno di stare con lui, di vederlo. Cosa che non succedeva con mia madre, che era un'isterica, nata sotto i bombardamenti negli anni 40. E quindi urlava? Urlava. Che hai detto? Su, non sento, non sento. Che hai detto? Ma oggi sono diventato sordo, da quando urlava sono diventato sordo io. Per quello che ti sto dicendo. Simpaticissima, una donna simpaticissima, una donna, come si dice oggi, fighissima, però in casa era... Qualche schiaffone? Io ero bellissimo, quel naso perfetto, gli occhi azzurri. Dai, ero... Simone! No, sì, qualche volta sì. Usava la cucchiarella? Sì. Sai che da noi al sud ogni tanto si usa una volta ho provato a usare uno zoccolo, però avevo già 14 anni, ero già 1,80, io l'ho fermato così, l'ho guardata da sotto, e lei mi ha fatto così, e lì ha smesso di percuotermi, diciamo. Tuo papà invece era più no, tranquillo? No, mio padre quando veramente... Che ero rarissimo fare arrabbiare i miei genitori, non era una persona... Ero scalmanatissimo, però non ero un maleducato, non ero un... Mio padre qui sembravi tua sorella, cioè come se... Questa è mia sorella. Questa foto?
Sì, da bambino ho avuto il problema che fino a 5 anni tutti quanti quando mi incontravano per strada dicevano: oddio mio, quanto è bella questa bambina, tu farei impazzire gli uomini. Io lo guardavo e dicevo: ma di cosa sta parlando? Il babbo. E niente, ero una bambina. Perché mia madre, questo non lo sa nessuno, non lo posso dire perché tanto ormai mia madre sono 10 anni che è andata dall'altra parte. La mamma, siccome negli anni 70 andavano di moda, c'era il famoso taglio di Vergottini, questo parrucchiere che faceva tutti questi caschetti biondi, non ero biondo, e mia madre di nascosto aggiungeva lo shampoo, un po' di acqua ossigenata, così quando poi mio padre, che l'estate mi aveva, arrivava sto bambino biondo e poi mi ridava 3 mesi dopo, mia madre, che ero totalmente moro, alla quarta volta mio padre ha chiesto: ma come mai quando Simone arriva a giugno da me è un vichingo e poi te lo manda indietro che è un moro de... Manuela, questa è bellissima, no? Il cambio di colore. Sì, però mi hanno tinto quando avevo 4 anni. Le prime tinture, praticamente. Non mi tingo adesso, ne ho 50 e passa. Oh, che bella questa foto di te da piccolo. Ah, vedi, era morto. Ah, vedi che già faccio i segni dei rapper, vedi, sì, già ero avanti io. Eri già avanti. Senti, però papà si arrabbiò con te quando gli facesti quella battuta con Agnelli, te lo ricordi? Con Gianni Agnelli. Sì, quella è una mia scemenza, perché quando sei bambino e senti che uno si chiama Agnelli, è ovvio che gli Agnelli per un bambino sono gli Agnelli. Eravamo andati in vacanza, Gianni Agnelli, grande amico del babbo, ci aveva ospitato al Sestriere, tra l'altro in una casa sua. Non lo vedevo tanto, però un giorno ero dentro casa, ero sul letto, che stavo leggendo i miei fumetti della Marvel, l'Uomo Ragno, impazzivo per... Entra l'avvocato, una persona favolosa, di una classe, di un'intelligenza, di un acume unico. Non dice niente, prende una cosa, mentre usciva, non so cosa, io ho detto invece di Agnelli, ho detto pecorelli, una cosa del genere, Agnelli, le pecore, capito? Ho fatto una battuta così che lui probabilmente ha riportato a mio padre, e mio padre, non capisco, si arrabbiò, dice: non devi... Forse perché la battuta era brutta, si è arrabbiato per quello, non valeva Agnelli, pecorelli, era... E a un certo punto il tuo papà fu appunto l'attore più pagato d'Italia, ha fatto 109 film e qui nel 1951 lo vediamo nel film, vabbè, tra i più belli al mondo, con la Magnani, il film è bellissimo. Ho capito, sai come dimo a Roma noi? Mm-hmm. Non pi se non dai. Sa che lei, oltre che simpatica, è anche intelligente. È vero, me l'hanno detto tutti. Si ragiona molto facilmente. Sì. Dico, lei sarà impazzito, sa, 50.000 lire sono 50.000 lire, creda, mica è una sommetta. 50.000 lire oggi sono una miseria, signora. Per lei sarà, per me sono tanti sacrifici, non se lo sogna nemmeno. Beh, nel caso nostro rappresentano un minimo indispensabile per quello che vogliamo tenere. Dovevate vedere sta ragazzina che era, un fenomeno era, sotto quelle lampade, tutti i fari addosso a lei, e mi pareva di stare a Piazza Navona col commendator Blasetti, che va sicuro fa una soggezione che io non potevo guardare, mi sentivo un certo, non so, che lei tranquilla, sicura, calma, Calmissima, la bambina calmissima, bisognava vedere lei invece, come era nervosa, emozionata, come se il provino dovesse farlo lei. Io andavo, non dimo sciocchezza. Ma come no, che la nicchia tremava tutto. Beh, vabbè, un pochetto, capirete, qui si tratta dell'avvenire di mia figlia, c'è poco da fa. Guarda, era giovanissimo, che impressione vederlo così giovane. Adesso sto invecchiando io, quindi quando adesso è più giovane di me mio padre, bellissima, che bella sta foto, sembra che stanno i Kraftwerk qua, mio padre ha fatto parte del gruppo tedesco elettronico i Kraftwerk, ecco la prova. Senti, a proposito del tuo papà, per il tuo papà qual è stata la sua volta buona? Il Sistina, visto che era campione d'incasso, vinceva sempre il biglietto d'oro, cioè veramente il Sistina era Valtechiari, oppure Rio de Janeiro, cosa c'entra questa città contro il Sistina? Andare a cantare anche lì, eh? Grazie mille. Questo per dirti che era il Brasile. Quindi io trito il Sistina? Sì, era il Brasile, se non avevate... No, era abbastanza chiaro, ma eravamo presi dalle tue facce, dai tuoi movimenti, ma perché? Ma questa cosa è bellissima, voglio a casa mia questa. Comprati una televisione, perché è da un mese che la facciamo vedere in TV e tu la non ho la televisione. Lo so, infatti ho detto compratela. Ok. Perché?
perché ho tritato il Sistina e tengo Rio? Hai tritato il Sistina perché il Sistina in quel momento era Sistina Sistema e quello invece era la fuga, la via di... Dovete sapere che nel 1967-68, credo, mio padre faceva Buonanotte Bettina, potrei sbagliare qualcosa, con mia madre, credo, non so se era la Quattrini o era subentrata mia madre. E Garinei e Giovannini, che erano i patron del Teatro Sistina di Roma, dove ci sono tutti i più grandi musical italiani, avevano deciso di fare il 31 gennaio, cioè a Capodanno, due spettacoli, uno prima di mezzanotte e uno dopo, con roba da mangiare, il veglione, tutto quanto. Vabbè, è business. Parte il primo spettacolo, 8:30, 9, Walter non si vede. 9, 9:30, 10, cioè, ferma. Provano a trovarlo, dovete capire che una volta, grazie a Dio, i cellulari non erano ancora stati inventati, quindi era praticamente quasi impossibile, se non hai un telefono vicino, rintracciarti. Chiamano agenti, amici, alla fine un amico dice, guarda che Walter, ti do il numero, lo chiama. Walter era, in quel momento, doveva stare al Sistina, era in Brasile, a Rio, il momento in cui la gente era dentro al teatro, aspettava Walter Chiari, lui era già da 2 giorni a Rio, in Brasile, con mia madre. E che faceva? Cioè, scusami, grazie mille. Grazie, ma tutti quelli... Fate anche Emerson e Palmer, che mi piacciono. Non vedi, non ho risposto, niente. Dai, vai. Scusami. Ma tu vuoi parlare con loro o con me? Con te. Non ho sentito perché c'era stato un attimo un problema con la chitarra. No, con te. No. No, ma parla anche con Fio. Assolutamente. Adesso. Non sono gelosa, parla con no, Fio. No, adesso sto... Io rispondo, Ti risponde. Cosa vuoi? No, chiedevo, fate anche Emerson, Lake e Palmer, chiedevo, fate anche cose... Sì, si può fare. Vabbè, di tutto. No, niente. Era una domanda, in un attimo, ho visto che c'era un attimo di stallo. Siamo sempre in diretta, sono le 14. Ma siamo in diretta, 25. Veramente? Sì. No, aspetta. Allora, aspetta che... Ecco perché ho chiesto a Manuela Moreno di stare lì accanto a Fabrizio D'Alessio. Allora, mi devo dare totalmente un altro tono, scusate. Simone Annichiargo, mi dovete aiutare. E siamo qui, guarda. Siete lì, state siamo qui pronti. Un po' di tweet con l'hashtag La Volta Buona? Arrivano anche interessanti, arrivano anche delle... Cioè, dimmi un po'. Allora, arriva uno, che è un Twitter di un nostro telespettatore, che racconta un fatto che lui conosce. Dice, Walter Chiari, sapevo che si fermava spesso a San Giovanni Rotondo, dove c'era Padre Pio. Però dice che non voleva incontrarlo perché altrimenti avrebbe dovuto cambiare vita. È vero. Allora, devi sapere una cosa che ti dico. Mio padre ha lavorato tanto, con un altro grandissimo attore proprio di prima fascia, che era Carlo Campanini. Come no? Che era Carlo Campanini. E infatti pare che proprio Carlo Campanini riportasse Campanini queste parole. Campanini era non un devoto di Padre Pio, di più, era un confidente di Padre Pio e non era monaco. E Padre Dio di confidenti non col voto erano pochissimi, tanto che la vita di Campanini è stata assolutamente segnata dalle scelte di Padre Pio. Campanini chiedeva, mia figlia fa spettacolo? No. Può andare mia figlia a fare le gare di nuoto? No. Può andare a fare... Sì. Quindi Campanini era come se ci avesse Padre Pio che fosse il suo precettore quasi. E chiaramente diceva mio padre, vieni. Padre Pio, deve sapere che Padre Pio... Quando arrivavano fedeli nella sua chiesa, lui molti li mandava via, neanche li vedeva da lontano e dice, voi due, fuori. Mio nonno, Carlo Rustichelli e suo figlio sono stati cacciati via da Padre Pio. Sono entrati in asolo, voi due, fuori. No. All'ingresso. Quindi cioè, questa... Ora fa ridere, ma in una chiesa non è bellissimo. No, era così. Carlo voleva portare mio padre da Padre Pio. Da Padre Pio, vieni Walter, vieni. Perché secondo me Padre Pio gli ha detto, portami Walter Chiari. No, ma Carlo chiedeva sempre, e mio padre... 2-3 volte, 100 volte dicevano, 2-3 volte diceva di sì. Poi arrivati verso Lecce, diceva dava no. Butta. Cioè mi fermo in autogrill, vado un attimo in bagno e poi spariva. Arrivo, giuro. Però c'è da dire una cosa, Walter Chiari, che dava spesso buca, era molto amato dai suoi amici, in particolare da Valeria Fabrizi, che è stata una sua grandissima grande Valeria. Amica. Certo. Neanche lei non la vedi da tanto tempo, perché ormai vivendo in Sardegna... Non la vedo, ho visto sua figlia proprio l'anno scorso in Sardegna. E Giorgia? Giorgia, suoni tanto la mamma. E Valeria? E Valeria è là. L'hai vista? No, ho visto un video dove c'era Valeria adesso, ho visto lei faceva così. C'è Valeria lì? Che video c'è di Valeria lì? È nascosta! È signore e signori! Valeria! Thank you.
cara. Ma che emozione. Sei con la giacca. Sono la stato giacca. Costretto a mettermi la giacca, non è che sono con la giacca. Perché io dico sempre, vestiti bene, siamo in televisione. È bellissimo, è il più bello, quanti amici belli. Tu sei bellissimo. Lei ha dei video miei fantastici, di quando ero bambino. Sì? Sì. Fotografie, sì. No, no, anche video. Ma neanche un video mi ha portato di lui, di Giorgia. Io innanzitutto ho visto che ha la giacca, gli ho portato le cravatte di suo papà. Sono qua. No, ma va, del questa babbo, del babbo c'è ancora il nodo, non ho capito perché è rimasta, scusa che perdo la scatolina del microfono. Era di Walter Chiari? Di Walter, questa è sì, quella che... Sì, era mio padre Walter Chiari. Quanto ho chiesto di te in questi anni? Dov'è Caterina? Vino qua, c'era un'altra persona, dov'è Caterina? Tutti, adesso dove? Ero alla 7 con Lingo, non mi hai seguito. Facciamo un quiz meraviglioso sulla parola, sulle parole. Ah, come no? Pensa che da casa mia la 7 non la prendevo. Andavo, quante volte sono andato a casa tua nella balivo che non la vedevo. Qui avrei uno per te, Simone, ma torniamo alle cravatte. Grazie. Del papà. Ecco, questa non è così, è rimasta, vedi, già col nodo pronto si vede che gli faceva fatica, scusa, a farlo. Io non lo so fare il nodo. Dai, io non ho mai messo una cravatta in vita mia. Però, scusa, ecco. Perché tu hai il microfono così? Così? Senti, così. No, devi andare sulla... Scusate, ma che sennò... sennò lo copre. Ecco. Così deve stare. Oh, così ecco. Deve stare. Così devo meglio. Stare, meglio. Sì, meglio, bravo. Grazie. Questa la tengo io. Questa è Anthony Quinn, gliel'ha regalata. Coi fiori non ho capito perché. Chi gliel'ha regalata, scusami? Anthony Quinn. No, giuro. No. Sì. Ma tu devi sapere una cosa, a proposito di Anthony Quinn, velocissima. Rodi, 1983. Stiamo a Rodi, mio padre si accorge che c'era la villa, è un grande amico di Anthony Quinn. Anthony Quinn, la villa di Anthony Quinn, andiamo, andiamo. Mi fa scavalcare la villa di Anthony Quinn a Rodi. E a un certo punto ci seguono i cani, liberano i cani e uno di quelli della piscina, sai che stavano con la cosa così in greco. Mio padre sapeva tutte le lingue, spagnolo, francese, ma il greco no. Questi ci hanno urlato contro tutti, siamo riscappati, abbiamo riscavalcato. Cioè, ma rischiavi la vita? Mio padre ho rischiato la vita mille volte, però poi alla fine andava sempre bene. Mi ha fatto scavalcare a 13 anni. Attenzione, perché Valeria non solo ha portato queste due cravatte, ma anche qualche altra cosa. Sì, con Giorgia, piccoli. Se loro lo passano. È un video di Giorgia, la figlia di Valeria Fabrizi, e Simone Annichiaro. Ah. Erano piccoli, una vacanza insieme in barca. Che bello. A Vulcano. Guarda. Siamo sul Tai Tu. Te lo ricordi il Tai Tu? Eri davvero biondissimo e non volevi buttarti stupendo. In acqua quando Giorgio no, ti chiamava. No, no, si buttava, e come, buttava. Era tremendo, come no. Sì, mamma sì. Mia. Se ti aveva proposto qualcosa, non so, fai un tuffo di qualche foggia sì, diversa. Sì, oppure fatti fotografare, infatti io gli facevo le facce che facevo. Ma a me non piaceva molto farmi fotografare, quando ero bambino non amavo... C'è la persona che sta lì infatti con faccio te. Le facce, vedi, appena sì, capisco che c'ho... Sì. Sai, però, eh? C'è la persona che sta lì con te. Giorgia? 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 Oh! Giorgia! Oh! Come stai? Bene. Allora, faccio spazio, vieni un po' più qua, faccio spazio. Scusami Giorgia, ma tu te le ricordi queste vacanze con Simone? Era un amico, era un buon amico oppure era un bambino dispettoso? Di la verità, no, lo possiamo no, dire bambina. A distanza di tempo. Ma ti dico la verità, me li ricordo poco perché eravamo talmente piccoli che non... Però mi ricordo quella bellissima vedi che vacanza. Vedi stai andando da qualche parte, dici vai da quella parte. Sì, vedi, credo, mi stai... sì, perché lui era un po' dispettoso, vedi, non voleva. Aveva già carattere da bambino.
No, ma eravamo proprio piccoli. Però una vacanza, tu te la ricordi, Simone? Io sì, sì. Il Taitù, io mi ricordo l'odore che c'era di zolfo. Sì, sì, come un attimo me la ricordo la vacanza. Quindi queste erano vacanze belle in barca, quelle che facevi con la mamma. Anche con la mamma erano belle in barca, solo che al posto di stare con, diciamo, con bambini, stavo. Mia mamma è finita con Rocky Augusta, la famosa Augusta Moto, sai. Augusta, sì. Augusta, cioè l'originale, diciamo. E quindi stavo sempre in barca, però là stavo da solo, con tutti gli adulti. Ti annoiavi? Ti annoia. Guarda, io incredibilmente, anche se ho passato la mia infanzia tanto, tanto in solitudine, non mi sono mai annoiato. Anche con me stesso riesco a intrattenere me stesso con. Sono un amico di me stesso. Bella questa cosa. Bella, bella papà questa cosa. Era amico di se stesso? Ah, la grande. È anche amico degli altri, sì, sì. Molto degli altri. Una generosità pazzesca. Al culmine del suo successo, insieme al grande Mike Buongiorno. Dunque, io ho ricevuto una telefonata urgente oggi pomeriggio, era a Cervinia, ero andato su a sciare, mi hanno detto vieni giù in fretta. Io dico, beh, si vede che il Walter non è arrivato, dicevano che non arrivava mai. Era molto probabile. Allora sono venuto giù di fretta e invece trovo qua il Walter. Cosa è successo? Come mai? Innanzitutto grazie molto perché hai dimostrato una gentilezza e uno stoicismo notevole, perché lasciare le nevi di Cervinia per venire qua, guarda, ci vuole un senso del dovere che io per esempio non ho. Ti dai gli occhiali? Sì. Oh, avevo i fogli in mano. Mi dai gli occhiali? Li hai sul naso. Ma è per vedere. Questi per vedere il foglio, gli altri per vedere le parole, non so se. E tra l'altro, io non sapevo, ma è stato Walter Chiari a inventare il pubblico in studio. In televisione? Sì, sì, in perché, televisione, in studio televisivo. Perché sì. lui era stato scritturato per fare uno dei primissimi programmi quando la Rai era appena nata, negli anni 50, la via del successo. E il problema di mio padre è che mio padre viveva in sintonia col pubblico. Se vedeva che certe battute non funzionavano in quella latitudine e longitudine, le cambiava. Cioè, doveva avere il pubblico, anche tre persone. E quindi quando ho incominciato a parlare in mezzo a quella cosa, ha fermato, ho detto, io non riesco, ho detto, perché non facciamo venire le mogli, i figli dei macchinisti, degli operatori, dei microfonisti, eh? Avete la famiglia? Portateli qua, mettete delle sedie là dietro, mettete 20 sedie, così sentiamo una risatina, un applausino, cioè, e mi rimette in, quindi, capito? Pubblico, in sintonia. Grazie a Walter Chiari, anche voi oggi siete qui. Simone, tornando al 30 volte. Tra Mohamed Ali e Pelé, chi tieni e chi triti? E poi perché ci sono? Ci sono perché, guarda, poco tempo fa, sai, uno quando passa una certa tipo di età fa anche un sunto di quello che ha vissuto, di quello, quali sono state le sue passioni. Chi sono state veramente le persone che mi hanno influenzato di più? E devo dire che in questo secolo, anche se nessuno lo dice, adesso ci sono tutte queste cose finte di rivalutare, di rimettere, mettiamo varie etnie nel film, tutte queste cose qua. In realtà la verità è che, non lo dice nessuno, il Novecento è stato un secolo dominato dagli afroamericani, nello sport, nella politica. Pensate alla politica. Uno pensa sempre, perché c'è stato il Novecento, Hitler, Mussolini. No, pensate ai politici veramente quelli buoni, Gandhi, Martin Luther King, sono tutta gente di colore. Gli sportivi più forti. Oggi si dice, oddio, chi è? Pelé, Muhammad Ali o Jordan? Sono tre afroamericani. È vero, Simone. Quindi, ti devo dire la verità, gli afroamericani in questo, Hendrix per me, Jimi Hendrix per me è Dio. È il più gran musicista del Novecento per me. Little Wing. Quello è un altro programma, quello è Sarabanda, quello è Sarabanda. E quindi stavo dicendo. Ma tu la box la guardavi con papà? No, il dramma totale è che mio padre mi ha fatto una testa così con Joe Louis, la box, non me ne fregava niente. E lo sai che Walter, quando stava da me, con mia madre, che erano le famiglie di Walter, la mia famiglia, erano amici, e Walter con mia madre vedeva con lui la box, vedeva il tennis e il calcio. Quindi io ho conosciuto con Pelé. Tua mamma? Mia madre è una sportiva, l'ho scoperto appunto perché stava anche di notte loro con la televisione, vedevano, chattavano sempre. Stupendo. Sì, sì.
Sì, sì, tra i due mi richiedi di chi scegliere. Io direi nessuno, non si può trattare né Pelé no, né Ali, scusate. Non si può trattare nessuno. Però proprio tra quello che mi ha influenzato di più fisicamente è stato Pelé, perché dopo questo Pelé io ho cominciato a giocare a pallone. E come è andata a pallone? Bene, sono finito nella Lazio, poi a 16 anni ho detto non ce la faccio a fare 5 giorni, non posso essere 5 giorni, io poi sono milanista. Non posso essere 5 giorni da settimana laziale, cioè, No, amando la Lazio perché ho ma scelto... Ma scusate, professor Broccoli non è laziale, professor Broccoli. No, anche il professor Broccoli Forza ha... Lazio, ragazzi, per amore di Dio. Però dico, siccome sono milanista, non potevo... No, a parte scherzi, no. A 16 anni volevo uscire con le ragazzine, andare... E quindi ho lasciato malamente il calcio. Prima di scoprire se il professor Broccoli è laziale oppure vediamo la tua mamma con Pippo Baudo, perché c'entra anche col professor Broccoli. Lo so. Marina Kelly. Marina Kelly, una nuova canzone. Doppio senso, doppio amore. Grazie. Tu, doppio senso, doppio amore, tu, che mi fai come ti pare, tu, se ti perdo sono in alto mare, a tuo fare, tu, doppio senso, doppio amore, tu, sei soltanto magistrale, tu, amore. Che saluto con Pippo Baudo, professor Broccoli. Simone, esatto. Posso abbracciarti? Devi, vai da lui. Ti abbraccio anche perché ho passato più tempo io con tuo padre che tu col tuo. Ciao Simone, non ci siamo mai incrociati, però devo dire che hai la gestualità di tuo padre. Sì. Mi piace, ho rivisto tuo padre, ho visto Walter. Mi fa piacere incrociarti qua da Caterina. Mi fa piacere però sottolineare una cosa. Vorrei, per me, Rugantino... 1962, la prima edizione. 1978, per me è la più bella edizione di Rugantino, Garinei e Giovannini in Sistina, Trovaglioli alle musiche, e lei che cantava Roma non fa la stupida stasera. Eccola, è Alida, dai. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a farle dire no, spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nasconde me la luna sul nostro guai, fammi scordare che quasi primavera, tiemme la mano in testa e di te no, smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai, Roma non fa la stupida stasera. Ragazzi, in piedi perché è la più bella rosetta, che non è lo sfilatino, Rosetta è il nome della protagonista femminile, che ho mai visto, io le edizioni di Rugantino le ho viste praticamente tutte. Era giusta, sì. Tutte le altre l'ho visto anche. Era giusta forse. Era perfetta, era proprio così. Lei era perfetta. E lei. È esattamente una popolana romana, però sì. nobile come deve essere una popolana romana. E la vediamo anche in costume, in questo qui è preso praticamente da un programma che faceva sulla seconda rete, Ci pensiamo lunedì. E mi piace ricordare questo Rugantino perché il Sistina, no? Prima tu hai tritato il Sistina. L'ha fatto. Lo so, ha preferito. Il Sistina, se c'è una fotografia e lo vediamo, l'interno del Sistina, qui è nato anche quella storia d'amore per cui si è parlato per decenni tra papà e Ava Gardner.
che i paparazzi si prendevano a cazzotti su Via Veneto, insomma, per scoprire chi era questa donna. Peraltro aveva lasciato Frank Sinatra. Cioè, immaginate fino a che punto era arrivata il fascino latino di Gualtiero Annichiarico, detto Walter Chiarico. Ecco perché poi Simone non ci dice con chi è in Sardegna, perché non ne può più, capito? Perché sarà cresciuto con paparazzi, con notizie di giornali. Sono con le figlie di tutte le donne che ho avuto mio padre. Adesso sto praticamente continuando questa legacy. Guarda, questo Sistina, qui Sistina, per Rugantino... Sì. Noi abbiamo memoria, con questa società dei social perdiamo la nostra memoria. Guardate chi c'era in questo Rugantino. Io parlo di Gigi Magni, che era lo scrittore. Gigi Magni, Luigi Magni, lo sceneggiatore. Poi, vabbè, insomma, abbiamo visto Rita Kelly, c'era Montesano, il protagonista. L'altro, ecco, questo è Gigi Magni. L'altro è un signore che si chiama Aldo Fabrizi. Ma ce lo ricordiamo Aldo Fabrizi? Che con questa sua voce faceva Mastro Ditta, Mastro Ditta, eccolo qua, Mastro Ditta tra poco apparirà, se non appare ve lo dico io. Eccolo qui. Eccolo qua. E Alida, tu hai nominato anche tuo nonno, Carlo Rustichelli. Ragazzi, io lo dico soprattutto ai più giovani, con queste persone noi abbiamo fatto lo spettacolo italiano Non vanno dimenticate. Perciò ci sei qui, Broccoli! Carlo Rustichelli ha scritto una canzone che era in un film stupendo, che era Si non me moro, e noi abbiamo Alida, giovanissima, che canta per l'appunto. 15 anni. Aveva 15 anni. 15 o 14. 15-14 anni. Pietro Germi in regia, e questa è Alida che canta Si non me moro. Grazie, professor Broccoli. Sentiamola. Amore, 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 amore mio. In braccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te se non me moro. Voglio restare con te se non me moro. Vista Simone, questa versione qui non l'avevo mai vista, te lo posso anche dire, viene da Alta Pressione, non so se c'ho la camera, sono fuori campo, come La voce di Dio in Aggiungi un posto a tavola, avete presente? Garrone. Garrone, sì. Era La voce di Dio, appunto, era Alta Pressione, un programma di Maurizio Costanzo. Alida, stupenda. Sai che anno è? 1966. 66? Tu sei nato? 4 anni dopo. 70. Lo vedi? Ah, non l'ho mai vista questa. No. Bella era quella. Bella. Ecco, vi saluto con, l'abbiamo sentita prima, no? Roma non fa la stupida. Non fa la stupida stasera, Roma, dai. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fargli dire no. E allora io vi chiedo, visto che voi lo conoscevate bene, Simone, ovviamente suo figlio, ma Walter Chiari era il leone Walter Chiari o era il fragile Walter Chiari? Perché tu quando nasci, Simone, nasci in un periodo molto particolare e la tua mamma era da sola, tuo padre non c'era, era in galera. Dove? Dopo andrà. Okay. E tu scopri che tuo padre era stato arrestato soltanto quando avrai 10 anni, per caso? Di più, credo veramente tipo 11-12. Ero a casa di mia zia, tanto mia zia di Carpi, zia Yolanda, un personaggio. E lei aveva tutti questi Novella 2000, una volta si usava, erano tutti i giornali a casa, quelli del parrucche, Stop, Novella 2000, sì, Express. Questo. Lo leggo e ti dico, Walter Chiari quando è stato in carcere 3 mesi. Dico, che ti devo dire la verità, quando l'ho letto non mi ha piegato, non mi ha spostato né di un centimetro, né da destra né a sinistra. Cioè, ho detto, ha fatto pure questa, ho pensato. E poi ho detto, faccio zia. È una cosa grave. Sì, faccio zia, ma come è successo? Mio padre è andato in galera.
Lei è sbiancata. Ma adesso aspetta un attimo che devo chiamare un attimo nonna. Ha chiamato subito, mi hanno portato a casa perché pensavano che avevo... che avesse avuto uno shock, ma me lo immaginavo. Cioè, ci poteva stare tranquillamente, quindi... Ma lei lo ricordi? Sì, lo ricordo. E lui dalle prigioni, dalla prigione noi prima, mandava sempre dei cavalli brigliati. E poi quando è uscito, dopo 3 mesi, mi pare, sì, lui ha mandato a Tata un cavallo libero con tutta la criniera e il vento. È cambiato dopo l'arresto Walter Chiari o no? Beh, insomma, l'ha segnato abbastanza, devo dire. Io dico tantissimo. Tu dici tanto, Simone? Io, pur non avendolo conosciuto prima, io ti dico tantissimo. Sì. In cosa soprattutto? In tutto. Per me la sua vita è rimasto assolutamente... Il nucleo è rimasto assolutamente intonso, ma il modo di affrontare certe cose, il modo di parlare, per me è cambiato tantissimo. Ti faccio vedere un ritaglio di un giornale, di un'intervista a Lelio Luttazzi. Lui racconta appunto della vicenda giudiziaria, racconta che anche lui fu coinvolto, fu messo in mezzo, racconta che poi dopo... tutto è rientrato e dice però Walter Chiari, io l'ho perdonato in questa intervista, però una cosa l'avrebbe dovuta fare, cioè nel momento in cui esce dal carcere viene e mi chiede scusa, perché era stato praticamente messo in mezzo al telefono con uno spacciatore e lui non sapeva di chiamare uno spacciatore, i telefoni erano sotto controllo e quindi lui alla fine va in carcere anche le Luttazzi. Sì, la verità è che il magistrato dovrebbe chiedere scusa a Luttazzi, a mio padre, a Torta. La verità è questa qui, sì. La grande verità è che questi magistrati, esatto, oggi dovremmo fare un bel... questi docu che fanno. Andiamo a cercare i magistrati che hanno incastrato Torta e chiedigli perché. In base a cosa? In base a cosa tu hai... Poi sono stati tutti prosciolti, figlio mio, ma tu prosciogli dopo 2 mesi gente pubblica, uno come Tortora, che era l'emblema della pulizia, l'emblema della rettitudine, l'emblema di un certo stile Rai, tu me lo fai uscire in manette con i giornalisti che già sapevano, che sapevano prima i giornalisti. Quindi lo fai uscire fuori, ma no, dai, lì si deve andare a vedere, Chiama il magistrato perché... Perché hai fatto uscire Enzo Tortora? Comunque ho cercato, guarda che Lelio poi... Lelio Luttazzi, torniamo all'articolo. Lelio Luttazzi, scusami. Io ho cercato di farli incontrare, perché fare non pace. Si sono mai più incontrati dopo. No, perché dopo Lelio, non, Lelio stava, non voleva. Era Lelio che non voleva. Lelio non voleva, mi c'ero io. Ma perché lui in questa intervista a Corriere della Sera dice... Perché quando è uscito non è venuto a cercarmi, a chiedermi scusa... che io, cioè praticamente ero finito in mezzo a questa telefonata e non sapevo nulla. Ma uno che esce dalla prigione dopo tanto tempo, tutta la sua vita che cambia, non credo che abbia pensiero di fare. Ma poi credo che... Quindi tu non ci sei mai riuscita a farli rapportare? Non ci sono riuscita, anche in una trasmissione in televisione, una persona, non posso dire, mi ha detto guarda che non nominare Walter a Lelio, non coinvolgerlo. C'era anche Lelio in questa trasmissione. Non lo ricordo anch'io, perché mi ricordo che ci fu una trasmissione che mia madre credo che compia 40 o 50. Era il compleanno di Alida. Di Alida. E c'erano, sai come le ste carambate, c'era mio padre in diretta. E c'era anche Lelio, addirittura in questo programma suonava il piano. Ce l'ho fatto io. E mio padre, mi ricordo che c'era al telefono, guarda, non è nessun problema, passatemi Lelio, ci parlo tranquillamente. Ma Lelio niente? No, assolutamente. Ma lo capisco, ma Lelio non è né colpa del babbo, né colpa di Lelio. Guarda, si sono trovati in mezzo a una cosa più grande di loro e non... E poi loro erano molto amici, è stato molto vicino in certi momenti di Lelio, Walter. Io sono stato 1 mese e mezzo a New York con Walter e Lelio, perché mentre Walter recitava, dove rigava dritto, perché ci aveva i sostituti ai lati, d'una bravura Walter, ragazzi. Ah, qui non è mai stato così bravo. Bravissimo. Quel momento non ce l'ho al piano di Lelio Luttazzi, no. Ma ho un altro momento al piano con Melva. Lo vuoi rivedere? Certo. Su, vieni qui, Milord, accanto a me, Milord. Sei freddo il cuore, vedrai. Io ti riscalderò, ti stregherò, Milord. Tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, Milord. I tipi come te si trovano prima o poi.
coi tipi come me. E allora io ritorno alla domanda che ti ho fatto prima. Chi era davvero Walter Chiari? Ma per essere Walter Chiari dovevi essere un leone anche fragile, perché credo che le donne si avvicinavano a Walter non perché era un leone, ma perché era fragile. E allora io queste te le lascio e non tritiamo nessuna delle due. Guarda, e non tritiamo nessuna delle due. No, io mi permetto di dire una cosa, che ho conosciuto parecchie sue donne importanti, anche Ava, e Walter non seduceva perché aveva un fondo di una base sua che era timido. Sì, sì, sì. Lui era un sedotto, lui non seduceva le donne, gli correvano tutti appresso. Era sedotto, un sedotto, quindi. Sì. Allora, tra l'altro l'8 marzo c'è il centenario della nascita di Walter Chiari, siete già invitati. Ok. Vuoi arrivare dalla Sardegna o dal Trentino, Simone? Dal Veneto, sono dal in Veneto in realtà. Non sono sei in Trentino. Veneto? Sono in Veneto, abito in Veneto. Non sento, me l'ho detto Trentino. Il confine è a 10 metri. No, no, però diciamo le cose esatte, quindi Veneto. In Veneto, a Pocoli, in Veneto, sopra Cortina d'Ampezzo. E in Sardegna dove sei? Non ce lo dice, non ce lo dice! No, te l'ho detto prima, Golfo di Marinella. No, me l'hai detto durante la pubblicità. Golfo di Marinella. Va bene, va bene. Intanto io vi ringrazio davvero. Grazie.